tutti, ma alla fine tutti uguali. Buonasera e benvenuti su Cagliari Città Aperta. Oggi sono solo per le questioni che affliggono tutta l'Italia, come ben sappiamo. Il consiglio è quello di rimanere chiusi in casa. Io l'ho accettato questo consiglio, ne faccio tesoro sia io che professor P, tant'è vero che professor P è rimasto a casa sua, non usciamo di buon grado, ma continuiamo a fare il nostro lavoro e portare qualche testimonianza. Oggi vi parlo di qualcosa che ho acquistato proprio spinto dalla necessità di fare un po' di spesa e chiudermi la mia corte difensiva. Ho acquistato un pochino di tutto, un po' di carne, presso un supermercato della zona. Ecco qui, vediamo qual è, che siccome sono in genere poco avvezzo agli acquisti presso i supermercati, generalmente vado al mercato di San Benedetto, però questa volta sono andato al MD, ecco qua, l'MD Market, e ho comprato tra le varie cose, tra le tante cose che c'erano in vendita, tra l'altro prodotti, ad esempio la carne, si vede, prodotti di qualità, eccetera, c'erano delle uova. Ecco le uova, che sono delle uova di marca di questo supermercato MD, cioè quelle marche che sono marchi di fantasia, li chiamano loro in gergo, ovviamente non sono di fantasia, sono dei marchi che producono un prodotto economico per il brand della distribuzione, della grande distribuzione. In questo caso MD ha questo Cabianca, di cui, ecco, Cabianca, di cui esistono prodotti formidabili, non è che ci sono le fette biscottate, biscotti, la pasta asciutta, immagino, io ho visto, io, almeno le fette biscottate le ho viste perché le ho comprate insieme alle uova, però le uova in particolare sono queste 10 uova, un prezzo eccezionale, perché insomma 10 uova a 1 euro al di sotto di 2 euro, 1,79 euro, 10 uova ragazzi, quindi un prezzo veramente micidiale. Però sai, per deformazione professionale e un po' anche per pedanteria, ho detto dove sono prodotte queste uova, vado a cercarlo. Confezionato, questo prodotto è confezionato per conto di MID MD Spa, via Fago 60, Bolzano, quindi è stato confezionato per l'MD, dove? Nello stabilimento di Paoli Airbase Soleimini Scagliari, quindi un prodotto confezionato da qualcuno che sta a Cagliari per qualcuno che sta a Bolzano, ma il prodotto arriva, come si vede qui nella leggenda che vedete qui nel fondo della scatola, dove vi insegna a leggere da dove arriva il prodotto. La prima dicitura indica il tipo di allevamento, in questo caso la dicitura è la numero 2, quindi allevamento a terra, come giustamente è indicato nella scatola, uova da allevamento a terra, in questo spazio giallo. Poi la dicitura successiva è quella che indica il codice Istat del comune di ubicazione 001 e anche dell'allevamento. Poi la terza dicitura indica la sigla della provincia di ubicazione dell'allevamento. Quindi se fosse stato Maracalagonis o come era Soleimini, sarebbe stato CA. In questo caso è FO, Foggia sarà. E il codice è lo 00100135 nell'uovo. Ecco qua. Vabbè, non so se mette bene a fuoco, comunque posso garantire che c'è scritto 135 nel dorso della scatola, addirittura non c'è scritto, c'è scritto 001 con un altro, insomma si è sbavato il coso. Quindi un uovo prodotto a Foggia da galline foggiane, quindi galline che prima parlano la porca puttana maledetta, sono qui, sono là, via dicendo, arrivano a Cagliari per conto di un'azienda che si trova a Bergamo,
Ecco qua. No, Bolzen, Bolzen, che bel game, Bolzen. Sto sbagliando i luoghi, vabbè. Comunque è tutto un giro, un casino di giri, terribile, appena uno. Porca miseria. C'è bisogno di portare un uovo da Foggia. Per quanto siano buone, io se qui me le mangio, mica ce le butto. Però insomma, voglio dire, cioè, un uovo foggiano a Cagliari, ma tacci veri, cioè, comprendi. È come il limone che arriva da Lima, cioè in Perù, cioè, ma è zona di limoni Lima, in Perù. Ma. Comunque, questo è per dirvi che, sinceramente, quando ci sono le. Quando si è costretti, ecco, si ha poco poco anche di tempo libero rispetto al solito, ecco, io oggi mi sono preso la briga di guardare da dove arrivavano queste uova, e chiedendo anche al commesso del supermercatino, lui non me lo sapeva a dire, lui era convinto che fossero uova che erano prodotte da Semini, cioè scusate, a Soleiminis, per conto di MBD Spa, via Fago 60, Bolzano. Invece in realtà le uova levate a terra in realtà arrivano da Foggia, dalle Puglie. Quindi, amici foggiani, noi stiamo mangiando le vostre uova, che non metto in dubbio che siano buonissime, la scadenza è abbastanza ampia, il 25 di marzo scadono, ma io non le faccio arrivare di sicuro al 25 di marzo, me le mangio prima, e questo è quanto. Controllate sempre la provenienza, soprattutto per quelli fissati, cioè, ah no, io mangio solo sardo, io mangio solo italiano, vi dicendo, sono perfettamente d'accordo e sono come voi, io soprattutto per gli alimenti, io al di fuori della Sardegna, sinceramente posso mangiare un pacco di pasta, ecco, anche perché la pasta prodotta in Sardegna, in genere per esempio la pasta di Cellina, vi dicendo, importa dei grani dall'estero, mentre invece se vai a vedere dietro la confezione di una pasta, ecco, in questo caso qui, molisana di queste parti, è tutto grano italiano, quindi magari è parte grano Cappelli, vi dice, si vede anche la qualità, perché la cottura è retta perfettamente, eccetera. Quindi cerchiamo di mangiare roba buona e soprattutto a chilometro zero, cioè il più vicino possibile. Questo è per quanto riguarda me, poi fate il piffero che volete, non mi importa a nulla. Però se volete sapere da dove arrivano le vostre uova, guardate qui e controllate subito su internet a cosa corrisponde il numero di codice dell'allevamento, il numero identificativo dell'allevamento, che in questo caso è lo 0135, nel caso di un produttore sardo sarà lo 0023, boh, qualcosa di simile. Controllate bene e sbaffate meglio, perché così i soldi tanto vi riprendono comunque, e almeno avete mangiato bene, ok? Ci vediamo prossimamente, la rassegna stampa, oggi non la faccio perché tanto sapete perfettamente di che cosa parlerei, e posso solo dire rapidamente, leggendo qualche quotidiano locale in diretta sul computer, che a parte il tragico scontro che si legge qui dall'Unione Sarda.it tra Semini e Siriqua, e muore un militare di 20 anni, in realtà l'incidente risale già da avantieri, la notizia viene data oggi, sarà stata data anche ieri, ma ieri aveva meno risonanza, mentre invece ha molta risonanza il Covid-19 che si apre un altro varco al Santissima Trinità, contagiando un medico che pare fosse impegnato nell'assistere l'imprenditore 42enne cagliaritano colpito precedentemente. Quindi pare che i contagiati in ospedale in Sardegna, a Cagliari, siano due. Altre notizie locali, parliamo sempre del coronavirus, dipendenti in ferie forzate al T-Hotel, siamo messi abbastanza così, si spera appunto di contenere i contagi. Sentivo ieri l'intervento di qualche specifico nelle trasmissioni televisive nazionali, si spera di contenere gli 8.000 contagi entro marzo, altrimenti sono un pochino dolori, ma io ho molta fiducia, secondo me riusciamo, anche perché la gente si sta mettendo d'impegno per rimanere a casa. Ho scritto una cosetta sul mio giornale, che se avete il piacere di leggere, antonioonlinegiornalista.it, oltre che cagliaricittaaperta.it, su Zenga, ma riferendomi a come i tempi sono cambiati relativamente alla fruizione dello sport del calcio, e quindi ho parlato di quando ero
ragazzino io e compravamo le figurine piuttosto che si giocava la schedina, si sperava nella vittoria del Cagliari, non certo nella salvezza. Walter Zenga al Cagliari, la squadra cerca il riscatto e Giulini spera nell'ennesima salvezza. Lacrime amare per Giulini, così dicevano le sue dichiarazioni durante la conferenza stampa di benvenuta a Zenga. E io dico che le lacrime amare di Giulini sono probabilmente giustificate, ma come trasmettere una passione ad un figlioletto di 6 anni sul calcio? Sul Cagliari in particolare, quando la squadra perde sempre, quando magari gli altri genitori e gli altri ragazzini della scuola tifano per la Juventus. Quindi, se vi fa piacere, ve lo potete leggere. Io sono del parere comunque che la squadra va tifata proprio nei momenti più difficili, mentre invece andrei rapidamente al Corriere della Sera, che è un altro giornale di riferimento che così politicamente corretto, così non dispiacciamo a nessuno. Io leggo sempre un pochino il Corriere della Sera perché così non devo entrare in polemica con nessuno. Primo contagiato anche in Vaticano, Bergamo, la prefetta, anch'io sono positiva, quindi si parla sempre del nefasto coronavirus. La vittima in Italia è età media 81 anni con patologie pregresse. Cosa succede se mi ammalo? Dal tampone all'isolamento. Ecco, patologie pregresse, età media 81 anni. Non è che debba essere una, diciamo così, una, per forza di cose, una buona notizia, perché quelli che hanno 81 anni magari si toccano il desco, e quelli che sono più giovani e non hanno malattie pregresse possono sperare in qualche possibilità in più. Sicuramente l'incidenza della mortalità su questi pochi casi, cioè su appena 3.000 casi, le mortalità che salgono quasi, sono quasi 200, non è poco, non è come un'influenza normale, sinceramente, nonostante ce la raccontino in tutti i modi. È ovvio che, ecco, come vi dicevo prima, il picco degli 8.000 contagi da evitare entro il 22 di marzo. Qui c'è la notizia sul picco dei 22 contagi da evitare. Evitare i contagi, 8.000 contagi entro il 22 di marzo. Il mondo prima e dopo il virus, che fine hanno fatto le auto e le persone? Ci sono delle fotografie aeree, satellitari, quello che è, dove si vedono città, piazze e ambienti di ogni genere all'aperto, svuotati dal solito traffico. Vi dicendo, posso garantirvi che a Cagliari questo non è che sia successo del tutto. È vero, durante l'ora di pranzo, durante la sera inoltrata c'è una buona flessione, ma la mattina, per esempio, le macchine sono sempre tantissime. Faccio vedere la pagina. Il mondo prima e dopo il coronavirus, con tutte le panoramiche svuotate dalle macchine, dalle persone, è tutto deserto. Direi che per il momento ci possiamo salutare. Vi ricordo che il TG Tour va in onda su TTS, canale 16 Digitale Terrestre, Tirreno Sardegna. Va in onda ovviamente poi sul web, anzi prevalentemente sul web, nei miei canali, in quelli di Professor Piri, e cioè antoniolegiornalista.it. CagliariCittàAperta.it principalmente, ovviamente con le dirette e con le registrazioni, e poi su tutti gli altri media del web, incluso Facebook, sulle nostre pagine di riferimento. Vi salutiamo, a presto!